boots are warm and I bust the sandals down. My heart is just pumping out, the pressure is high. The starline's on fire, the wheels. Il lancio deve essere... appassionati di Neuro TV, appassionati del mondo delle auto americane e di tutto quello che è l'America in generale. Questo weekend siamo a Rivanazzano, siamo sulla Dragway degli AMP, si apprestano a celebrare il loro evento più bello, che è la Hills Race, quest'anno giunta la 16ª edizione. Stanno per partire con le prove libere del venerdì e durante questo weekend avremo modo di vedere dragster, tutte le categorie di corsa e di gare auto che sono anche a Hockenheim, vi ricordo, e a Santa Pod. Quasi tutte, perché purtroppo gli junior dragster in Italia fanno ancora solo esposizione. Allora, vi faccio vedere intanto quella che è la linea di partenza. E state sintonizzati perché avrete durante questo weekend interviste con piloti e team e tutto quello che posso farvi vedere riguardo alle gare e spiegarvi tutto quello che è necessario per farvi conoscere un pochino di più questo sport. Allora ragazzi, come promesso, siamo di nuovo in diretta per farvi vedere un pochettino quello che sono i paddock e come ci si prepara per mettersi in allineamento per fare il lancio e dichiarare, e scusatemi, come ci si mette in allineamento per vedere che tempo si fa sul lancio per gareggiare. Allora, qui siamo alla linea di partenza. Ve la faccio vedere un pochettino più da vicino. Su quella specie di specchio d'acqua che vedete vicino alle magliette rosse, che sono i ragazzi di AMP e seguono loro la pista, evento organizzato da loro, ve lo ricordo, si fa il burnout. Adesso ve ne faccio vedere uno. Siamo abbastanza vicini, quindi tirate sul volume e ascoltate. Guidata dallo svizzero Martin Schlegger, la sua Chevrolet Coupé con il numero 707. Lui è Alex Salter, sempre dalla Svizzera, con la Roadrunner nera, con il suo Plymouth Roadrunner con il numero 723. Di partenza.
visto un cambio di categoria. Allora, loro riscaldano le gomme posteriori o anteriori in base alla trazione della macchina e si preparano a fare il lancio mettendosi in allineamento in fase di stage e pre-stage al semaforo. Ci sono delle lucine che si accendono sul semaforo, non so se riuscite a vederle. In pratica la macchina si allinea con il muso. In questo caso il tempo è dichiarato dalle vetture, lo potete vedere sui tabelloni. La coupé con 707 dichiara un 8,85, mentre accanto è un 7,93. Nera che voi vedete in video, lo vedrete meglio sicuramente dall'inquadratura che facciamo domani. Thank you.
tipi, perché quest'anno è stato scelto di aprire la IS a tutte le vetture come se fosse un wide open, per dare un pochettino di possibilità a tutti di gareggiare, visto che in Italia ci sono pochissimi eventi di questa portata. E quindi hanno voluto aprire e fare una specie di wide ingrandito, ma rimane sempre comunque una hill race. Allora vi porto a vedere i paddock. Vi ricordo che a Rivanazzano nei paddock potete girare come volete e quanto volete, perché sono aperti al pubblico. Quindi se qualcuno di voi parla un pochino di inglese può provare a parlare anche con qualche pilota straniero. Saranno felici di darvi comunque delle notizie, di spiegarvi qualcosa nel limite delle loro tempistiche, perché è chiaro che la priorità è quella di correre. Di solito qui si lavora, i motori sono esposti, quindi potete vedere che cosa fanno, e in questo momento per esempio lui sta lavorando sul suo motore. Quindi se qualcuno di voi capisse anche di meccanica, è anche buono venire a farsi un giro per rinfrescarsi la memoria, oltre a vedere quello che si fa. I ragazzi ai paddock sono per la maggior parte italiani, o meglio metà e metà, e sono disponibili a qualsiasi cosa voi gli chiediate. Allora, loro sono il Mad Furious Team. Vediamo la new entry di quest'anno a Rivanazzano, che è Chiara, che corre con una Chevrolet Nova, una replica Ienco precisamente. Poi andiamo a vedere Dux, che è la macchina di Christian Frasson, che ha sempre corso, a volte corre con una Roadrunner viola. Tanti di noi ce la ricordiamo, chi non è mai venuto faccia un salto. Poi abbiamo Andromeda, abbiamo Morgana, che fanno parte degli Hot Piston, che è un altro team. Poi abbiamo Baba Yaga, chi non se la ricorda Baba Yaga, la vettura più fotografata delle Hills Race e dei Wide Open precedenti. Poi chi abbiamo? Vediamo. Allora, faccio sempre confusione. Evi Maybe, se dico bene, che è la macchina di Cavagna. E poi abbiamo il Gatto Negro, che è la macchina di Oliver. Abbiamo qualcosa di interessante. L'American Magut. Lorenzo quest'anno è andato per la prima volta a Hockenheim e a sorpresa ha vinto la categoria Pro ET. A sorpresa, perché era la sua prima esperienza e ha detto ma sì, proviamo, e ha deciso di andare, e è stata un'ottima scelta, e noi gli facciamo ancora adesso le congratulazioni perché merita veramente. Poi abbiamo il maggiolo di Paolo Villa, lo conosciamo benissimo per le sue impennate. Ciao Paolo! Lui impenna sempre, se c'è da dare spettacolo è sempre pronto. Vediamo il team Caruso, loro lo conosciamo, alla East Race, al Wide Open non mancano mai, sono sempre presenti, papà e figlio, ve lo ricordo. Poi le macchine che vedete, i buchi che vedete sono le macchine che stanno correndo, quelle che vi ho fatto vedere nel frattempo che vi portavo qui. Poi abbiamo due ragazzi francesi, mi sfugge adesso il nome, credo che quello con la Mustang grigia sia Céline Massé, se non ricordo male, non so se pronuncio bene, ecco. Poi abbiamo, allora, siccome come vi ho detto prima, la Hills quest'anno è aperta come se fosse il Wide Open, quindi è aperta anche le auto italiane o extraeuropee. Benny, che lui viene sempre a maggio, è sempre uno di quelli che dà anche abbastanza spettacolo. Abbiamo, allora, la Punto Arancione, ve la ricordate? Ha corso qualche anno fa a Hockenheim, non voglio dire stronzate adesso, però la memoria è quella. Loro hanno fatto sempre spettacoli, sono sempre stati presenti in tutti i Wide Open che abbiamo fatto. E come è stata aperta quest'anno la Hills, ovviamente non potevano mancare, sono qui anche loro.
È un team italiano, quindi ci fa sempre piacere. Poi andiamo a vedere chi c'è. Allora, vedo a fondo paddock un altro che non manca mai alla Hills Race, che è Sébastien Lajoux. Lui, se vi ricordate, porta sempre Mach 2, che è una macchina che va con il motore di un aereo. E stasera in teoria dovrebbe fare lo spettacolo come ha sempre fatto ogni anno alla Hills. I due piccolini che vedete a terra invece sono i due junior dragster che usano i suoi bambini, credo, quantomeno uno dei suoi figli sicuramente, perché ha sempre corso. Allora, cerco di farvela vedere un pochino più da vicino. È una jet car, lui fa spettacoli in quasi tutti gli eventi che ci sono in giro per l'Europa. Lo vedete il motore in mezzo? Avete mai visto così da vicino una jet car? Questi sono i suoi junior dragster. Ok, allora proseguiamo. Vi ripeto e vi ricordo che i paddock sono aperti al pubblico, quindi se volete vedere le macchine da vicino potete farlo. Non è perché io sono, non è che perché siamo Neuro TV che siamo venuti a vedere i box, potete vederli, sono aperti, lo ripeto ancora una volta. Quindi se le avete viste correre, vi sono piaciute, se volete conoscere il pilota, potete avvicinarvi, non vi mangia nessuno, anzi, loro sono ben felici di accogliervi. E poi abbiamo un grande ritorno, perché era qualche anno che non lo vedevo, quantomeno qua a Rivanazzano, ed è Rama Racing. Loro corrono sempre anche a Hockenheim e hanno deciso di tornare anche qua a Rivanazzano. E ci fa anche piacere che sono tornati, insomma. Se vi ricordate, loro hanno un Lancia Delta che scoppietta di brutto ogni volta che parte, infatti meno male che io ho le cuffie in partenza, altrimenti sarebbe una tragedia. Poi abbiamo Schumann Motorsport, che non manca mai anche lui. C'è una signora che corre con un Mercedes. E poi, se non ricordo male il nome, Oliver Penzoil, che corre con la Corvette viola, credo. Quando sono così stilose le auto è quasi difficile dire anche il nome giusto della macchina. Allora, altri due che ci ricordiamo bene, o meglio tre. Jogger, che non manca mai. Caronte, l'abbiamo visto tantissime volte. E Red Devil, anche lui, Roberto Del Rio, non manca mai. Quando c'è da fare Rivanazzano, lui è sempre qua. Sono tre auto per gli appassionati delle auto italiane. Se non volete vedere le auto americane, avete anche questo da vedere. Se volete tornare un po' indietro nel tempo, ai tempi del Lancia Delta, ai tempi delle 1 Turbo, venite a fare un salto qua. Allora, vediamo l'altro lato. Una Dodge Dart. E poi abbiamo una new entry quest'anno, che è questa Ford del 31, un po' rivisitata in stile dragster, che corre per la prima volta quest'anno, almeno qua a Rivanazzano. Sicuramente avrà fatto altre gare in Europa. Stanno apprestando intanto a fare il rientro, quindi faranno un cambio categoria. Poi abbiamo il paddock di Govoni. Govoni
Marconi corre con due macchine, col suo Slingshot storico che è Earthquake e con la novità dell'anno scorso, o meglio di quest'anno perché l'ha portata per la prima volta a maggio, che è la sua Topolino, che è la nuova auto che ha comprato. Poi abbiamo... Abbiamo Enrico Candela con la sua Roadrunner che ha deciso di tornare anche lui quest'anno e uno dei grandi assenti che era tanto richiesto, Alessandro Degani, che ha deciso di riportare la Willys. Se vi ricordate l'abbiamo visto a Rimini Reunion, l'aveva portata in esposizione e infatti noi stavamo ascoltando la cattiveria della sua macchina e ha fatto bene insomma a tornare. Poi abbiamo sempre pilota italiano Andrea Villi col papero incazzato, ve lo ricordate tutti perché lui quando parte impenna sempre. Lui sta sotto il cartello di Pippo Custom insieme alla Mustang di Fabio Furia, ve lo ricordate, l'abbiamo visto per tanti anni. Andiamo avanti, vediamo chi altro c'è. Queste intanto sono le vetture che rientrano. Allora, come vedete al volante non ci sono solo uomini ma anche donne, è uno sport che va bene a tutti, in Italia si corre da una certa età in su, ovviamente bisogna avere la patente di guida per l'ACI, è una delle regole. Voglio dirvi quando vi dico che i paddock sono aperti, voi vedete tutto quello che fanno i piloti, anche i rientri delle vetture. Questa è una delle vetture di Rama Racing che vi stavo dicendo prima. Poi abbiamo la vettura di Alex Halter, delle vetture più belle di Rivanazzano diciamo, ma in generale tra le auto da corsa che abbiamo visto ognuna ha la sua particolarità. Poi abbiamo di fronte a noi i paddock di Street Otro, vi ricordate il presidente Paolo Bronzo con la sua Roadrunner. Poi abbiamo Piero Riva che corre con una Challenger, abbiamo Big che corre con una Dart, spero di dirla giusta, e Andrea Esa che corre con una Gran Torino Station Wagon che è la macchina dei contrabbandieri. Poi abbiamo Marco Grandini che corre con un Dodge e un sacco di altri nomi che alcuni sono nuovi ragazzi, quindi passatemi se non me li ricordo tutti. Adesso andiamo a vedere i box di AMP, di American Motor Pavia, che è l'ente organizzatrice di questo evento. Abbiamo lo Slingshot di Matteo, abbiamo lo Junior Dragster di Melissa, la bimba di Chicco. Poi abbiamo, allora, rientro la Camaro di Cassinelli. Abbiamo parcheggiata sotto paddock la Pontiac di Laura. Vi ricordo che qualche anno fa era Cassinelli che correva con la Pontiac, invece adesso corre Laura con questa. Allora, Breck Muller ragazzi, Mr. Burnout. Allora, mi fermo qui.
avete visto più o meno il meccanismo, ve l'ho spiegato, ve lo rispiegherò domani e nei giorni, domani e domenica, scusate, così almeno chi non sa niente di questo sport capisce un pochettino cosa vuol dire. Cercherò di spiegarvi le categorie se riesco a spiegarvelo io, altrimenti me lo faccio spiegare. Ci vediamo tra poco per qualche piccola intervista con qualche pilota e col presidente di AMP. A più tardi, ragazzi. Allora, ragazzi, buona serata. Siamo di nuovo in diretta, come vi avevo promesso. C'è con me Shorty che mi darà una mano in questa cosa. E abbiamo con noi il vincitore della categoria Pro ET di Hockenheim quest'anno. E vogliamo sapere da lui com'è stata l'esperienza a Hockenheim. Una passeggiata. Eri preparato alla vittoria? Io vabbè, provare la macchina. Cosa possiamo chiedergli, Shorty? Sistemata lui, se no, ciao. Oh, l'hai aiutato te, cosa gli possiamo chiedere? Che esperienza è? Bisogna farla, com'è? Raccontaci un po'. Assolutamente sì, almeno una volta nella vita andiamo. Andiamo dove c'è un po' più di luce, così almeno la Michelina fa una diretta. Io direi un po' seria. Consigliarle. Una volta nella vita si andare. Sì. Lui poi ci va sempre. Beh, lui sì, lui sì. Però sì. Beh, io ho visto Lorenzo e mi sono meravigliato da quello che ha fatto, da come l'ha fatto, perché avendo anch'io vissuto da non molto la prima esperienza Hockenheim, devo dire che guardarsi intorno e vedere... Beh, vedere ispira, tutta quella roba è una... 10.000 persone... È diverso. È impegnativo, devi avere un attimino di sangue freddo, mette soggezione. Beh, certo, Lorenzo, cioè vederti... Lorenzo ha avuto sangue freddo, Lorenzo lo fa, secondo me lui l'ha fatto come fa sempre, lui si diverte, sì, e credo che sia la base di questo sport, divertirsi prima di tutto. Assolutamente, divertirsi, avere la passione, perché più che divertimento è passione, perché quando sei lì fai tutto tranne che divertirti, non ti diverti. La citazione ti mette pressione. Quando sei lì al semaforo e ti vedi le due tribune che dici, oh cazzo, sono a Monza o sono da qualche altra parte? Hai visto che niente, lui ce l'ha fatta. Ho visto. Buonasera. Consiglio, salutando a provare. Almeno una volta bisogna provarla. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza? L'emozione, che emozione ti ha dato? Quello voglio sapere. Cosa si prova a correre a Hockenheim? Adesso ho deciso di andare. Vabbè, di sicuro non ti aspettavi di vincere, perché tu sei andato e hai detto io voglio andare, devo vedere che cosa faccio. Io già, per me già passare le qualifiche è stata una cosa top. Bene. È andata bene, troppo. Speravo almeno di fare almeno due eliminatori, almeno. Invece ti hanno fatto lanciare un po' meno? Quattro. Qualifiche 4 eliminatorie. Sei lanci lì. E poi l'ultima finale non c'è da fare. Vero? Hanno avuto delle lungaggini, loro hanno delle limitazioni di tempo, perché sembra ridicolo dirlo, ma hanno dei problemi con vicinati. Ah, a Hockenheim. Loro a Hockenheim hanno una regola che alle 6 le competizioni devono terminare. Alle 6 di sera? Alle 6, alle 18. Però fanno lo spettacolo il sabato sera? Deroghe. Ok. Funziona con le deroghe. Infatti hanno preso una multa. E loro questo weekend hanno dovuto pagare 25.000 euro di penale per mezz'ora. E hanno sforato un'altra mezz'ora, alle 7 hanno detto basta. E mancavano 4 macchine. Cioè per 5 minuti. Loro e Alter mancava anche. Anche Alexander. Anche Alter mancava per la finale. Va bene. Va bene. Grazie mille di questa spiegazione. Grazie a te, grazie. Grande a voi. Se non c'era lui. Ragazzi, vi ricordo di restare sintonizzati. Ci vediamo domani su NeuroTV. Buona serata a tutti. Buongiorno a tutti, oggi vi porto a vedere da un'altra angolazione quello che è la Rivanazzano Dragway, la pista di American Motors.
guardate dove siamo finiti e che cosa vi faccio vedere questa mattina. Questa mattina vi porto a vedere la pit lane dal centro. 14,9. Siamo esattamente nel punto in cui le macchine si apprestano ad allinearsi alla linea di burnout, che è quella che vi faccio vedere adesso voltandomi. 304, l'uomo da battere. Come vi ho già spiegato, il burnout è il riscaldamento delle gomme prima del lancio. È il re di questa cilindrata, Jean-Louis Jacquot. Da Ginevra, lo svizzero, con la sua Pontiac Trans Am nel 1979, plurivincitore della categoria 3, vediamolo, vetture stradali, corre con, dovrebbe essere la moglie, Isabel Bertet, con il Dodge Ram 1005, sfida tra moglie e marito, è meglio non mettere il dito. Entry, debutto per Samantha, passa la moglie Samantha che mette un grazie, merci sulla portiera, ringrazia tutte le persone. Questa è la ragazzina che fino a ieri correva nei Junior Dragster e adesso è passata, vista la maggiore età, è maggiorenne alla guida di una vettura vera. La new entry, il pilota spagnolo da Barcellona, Josep Sampro, con il numero 358. Allora, come potete vedere, in coda ci sono tutte le altre macchine che si stanno preparando a fare il lancio. 18 anni, classe 2001 per Samantha. Rimaniamo qui per qualche minuto, così vi faccio vedere un pochino quello che parte per prima. Da dentro, diciamo, l'allineamento delle auto. Vedete, ci sono i ragazzi della Dragway, la crew. Vediamo cosa realizza. O se devono fare un passo avanti. Si deve avvicinare il più possibile al tempo. I piloti devono seguire queste indicazioni. 14.306. Dovremmo aver terminato la categoria 3, passiamo alla categoria 2, 13 secondi facciamo per tutti. Facciamo un cambio di categoria. Rende, non so se rende l'idea di quello che ha in fondo. Non credo di potervi far vedere meglio di così. Marco Bianchi con la sua Chevrolet Corvette C6 e con il numero 201 Enrico Anderle con questo maggiolino fatto in casa dalla Valsugana, da Pergi e da Trentino, con il maggiolino del 1966 Marameo, un bel 2180 centimetri cubici. Buona la prestazione di Enrico Anderle, che è quarto in questo momento nella qualifica. Qualche problema per la marcia. Non è entrata. Piano raggiunge il fondo pista. Allora, come potete vedere, oggi è sabato, quindi ci sono molte persone più di ieri. Magari qualcuno non riesce a prendere ferie per venire il venerdì, però ce n'era tanta anche ieri di gente. Sicuramente avremo le tribune strapiene, me lo ricordo perché prima di essere qui dove sono adesso ero tra il pubblico ed era una cosa assurda da come dovevi sgomitare da quanta gente c'era. Allora, spengono un attimo i motori per verificare un'auto a fondo pista.
Intanto vi porto lungo le auto che si sono già allineate. Ve lo ricordate, lui è Massimo Tentori, corre con il Nice Little Car, un maggiolino. La vettura si è spostata all'esterno della pista. Poi abbiamo Big, che fa parte degli Street Outlaw Italy. È un drag racing team nuovo, creato un paio d'anni fa da Paolo Bronzo, che conosciamo tutti. Amici che vengono a trovarci. Ciao Neuro TV. Ciao Cesare. Esatto, è una, bravo. Senti, dai la seconda quella che conta. Ciao Giampi. Io ho girato a Monza. No, e ciao. Non male che manuale. Sì, certo, proprio. Non male che manuale. Ma te la frenata. No, perché poi quando fa, poi frena bene. Allora, arrivati a questo punto, cambiamo di nuovo categoria. Vedete che ci sono i cartelli appoggiati. C'è qualcuno che fa vedere ai piloti la categoria che si appresta a correre. Vi ho già portato ieri ai paddock, c'era qualche macchina che... Eccolo, il pilota di The Dux, ragazzi. Ciao! Vi ho già portato in fondo il Mad Furious Team, ve l'ho presentato il Mad Furious Team. Dopo tre turni della giornata del venerdì. Allora, vi ricordo che il Mad Furious Team ha come pilota una donna. E lei è Chiara. Ciao! Ciao Chiara! È una tosta, la da bere a tutti i maschietti. Vi ho già portato qua in fondo ieri per farvi vedere i paddock. Vi ricordo che i paddock sono aperti al pubblico, quindi ci potete girare, non ci giro solamente io perché sono Neuro TV o perché ho l'accredito stampa, potete girarci tranquillamente. Potete parlare anche con i piloti e con i team se sapete parlare un po' d'inglese, stando chiaramente alle loro disponibilità perché hanno comunque un lavoro da fare. Il bello di Rimanazzano è anche questo, il bello della Hills Race e dei Wide Open è anche questo. Quindi chi magari volesse conoscere un pochino di più il mondo delle auto o questo sport fantastico che è il drag race, può farlo anche in queste modalità. Adesso vi riporto dove eravamo prima, visto che il giro ai paddock l'abbiamo già fatto, e vediamo se riusciamo a rivedere qualcos'altro, visto che tra poco partono di nuovo. Allora, loro sono qua in attesa. Nel frattempo che aspettano di correre, e i piloti sicuramente controllano i motori, fanno delle messe a punto e tutto quello che c'è dietro a una corsa che pochi di noi possono immaginare. Allora, un team che non abbiamo visitato ieri perché stava correndo quando siamo passati ai box è la 2000 Motors e il team di Raffaele Corneo. Ieri quando siamo passati di qua loro erano a fondo pista. Vi ricordo un pochettino i nomi delle auto: abbiamo Mister X, che è la macchina di Emanuele, abbiamo la stufa della nonna, così la chiamiamo, che è un pick up, è un Dodge Ram, e poi abbiamo la nuova macchina di Raffaele, che è la Demon, mi viene Devil perché ha un triauto disegnato sopra e quindi è normale. Bene, vi riporto dove eravamo prima in modo tale da farvi vedere ancora dello spettacolo. Thank you.
scusate, ma dovevo rimettere le cuffie e mi sono un attimino. Maggiori più stilosi è quello di Massimo Tentori, Bob numero 213, sesto in qualifica. Attenzione perché va a sfidare Rocco Pardeo che ha il secondo miglior tempo in qualifica, due volte vincitore del Wide Open, Rocco Pardeo con la sua Fiat 1 Turbo bianca contro Bob. Massimo Tentori, pilota di Cormano, con questo maggiolino del 1958, per 160/180 cavalli per questo modello full metal, Oil Sport. Fa molto anni 60 questo maggiolino, quello di Massimo Tentori, ha fatto un rosso in partenza, 14-6 contro il 13-458 di Rocco Pardeo. Numero 237, Massimo Vicino con la sua Chevrolet Camaro, dall'altra parte. Massimo Vicino contro Daniele Albari, pilota che correva precedentemente in categoria A1, è passato alla A2 con il suo Dodge Coronet. Simone Pagani, pilota di Segrate, preparato da Hot Garage, Fabione Brambilla. Questo maggiolino del 1966 deve gestire i suoi 160 cavalli. 13.873 per... Si è tolto la soddisfazione di andare a correre a Santa Pod. Simone Pagani. Contro Giampiero Riva con il Dodge Challenger. Si è sbagliato la partenza. Allora vi faccio vedere l'ultima macchina e poi ci rivediamo magari nel pomeriggio per fare 15, le qualifiche ufficiali 13, che sono quelle a eliminazione 345, magari delle categorie più alte. Il Massimo Vicino. Ed eccola qua la ragazza italiana Chiara Stanzial, ieri non ha potuto corre, si è accorta durante la preparazione di aver rotto l'attacco e il comando dei freni con la sua Chevrolet Nova. Ricordiamo passione trasmessa dall'ex pilota Marco Furiani, che oggi è in veste di meccanico, ovvero lo stallone di Verona, che ha trasmesso la passione alla fidanzata Chiara. Quindi è la prima volta che prova la vettura qua a Rivanazzano, ieri non ha potuto effettuare i tre lanci, è stata brava, ha alzato la mano quando si è accorta di aver rotto l'impianto frenante, ha
dichiarato subito c'è qualcosa che allora non ragazzi io va, vi fermo qua, mancano ancora circa 4 macchine, anzi no, ve le faccio vedere, dai, tanto abbiamo tempo, così finiamo tutta la categoria. Numero 206, non so chi c'è. Attenzione perché questo pilota ha il miglior tempo, ovvero la miglior qualifica, arriva dal sud della Francia, da Marsiglia, con il suo Dodge Challenger. François Piter, candidato a vincere questa categoria, la A2. Allora, il signore che parla, che ci racconta un po' la storia dei piloti e delle auto, è il Momo. E il Momo è da sempre uno dei commentatori delle gare di Rivanazzano. Se non è, se non c'è Momo non è Rivanazzano, ormai è diventata così. Quando può, ai tempi che gli concede il suo lavoro, viene sempre a fare telecronaca. Ci prepariamo con i piloti della categoria 1. Ci racconta sempre delle storie bellissime sui piloti e su come sono nate le loro macchine. Vedo pronti i piloti con la categoria A1, con il 125 David Galens, con la Chevrolet Corvette. Tempo tecnico di cambiare sul monito dei tempi. Cambio di categoria. Con il numero 157. Eric Chebec con la Chevrolet Corvette rossa. Ricordiamo vetture stradali categoria A3, A2, A1, categoria la categoria A, ricordiamo la gigantesca al secondo miglior tempo, al secondo in qualità. Ma la sorpresa è questo pick up, è quello di Alain Mancusi, il Power Ranger, l'F100 nero, miglior tempo nel gruppo della 1, in testa e al comando della qualifica. Vediamo Carolina Ripper, la macchina di ESA, Andrea Prati. Arriva la nostra ragazza, Laura Maggio, numero 101. Ricordiamolo, vincitrice di Race 2014. Numero 130 dall'altra parte, Michele Di Carlo. Ieri è successa una cosa particolare a Laura Maggio, che al ritorno dal fondo pista ha bucato una gomma e è dovuta andare dal gommista e rientrare. È vero Fabio?
ancora una volta scortata da Robby Bonasso, che è un uomo che può abbandonare il deserto in un giorno. Allora, alla nostra destra abbiamo Paolo Bronzo, che è il presidente di Spitorto. Pronti via Paolo Rosso, Lauro Maggio. Ritorno dal drag racing fortemente voluto da Paolo Bronzo perché è il nostro club. Arriva il boss Bronzo, Paolo Damiano. Attenzione a questa macchina col cambio manuale, la Plymouth Roadrunner, 4 marce, modello del 60. Buona la prova di Paolo Damiano che ha il terzo tempo nella qualifica, il presidente dei fuorilegge. Cuore, motore, stelle, strisce, cambio manuale, rappresenta, l'abbiamo detto, una vera mosca bianca nel mondo del drag racing. Sfida, Laurent Arnoux con la Chevelle 67. Bronzo, vediamo cosa realizza Paolo Damiano, 12.013, buono, 11.988. Andiamo a vedere questa vettura a gasolio, numero 118 è Giacomo Ubergia, con la Fiat Grande Punto GT. Pilota che ha affezionato in particolar modo questa vettura. Questa è sia il pick up, se non ricordo, Euro 8, eh. Allora, io inizio a spostarmi, rimanete lì, perché ci sono le prove delle auto, delle Super Pro ET, e ve le faccio vedere lateralmente, perché secondo me si vede meglio. Vi porto a bordo pista dove eravamo l'anno scorso, ma un pochino più vicino alla linea di partenza. Intanto vedete il pubblico. Tu scherzi, ma c'è una, due, tre. Vedo pronto la Torpeo, quindi penso che sia già pronto il cambio di categoria. Passiamo con la top class, 18 auto della categoria Super Pro ET. Stiamo parlando vetture che viaggiano da 7 a 8 e 99 secondi. È la categoria più performante. Alan Duer, pilota che arriva dalla Svizzera con il suo grosso compressore volumetrico che esce dal cofano dell'Alfa Romeo GTV, modello del 79. Stiamo parlando di una macchina con questo compressore volumetrico che ha una potenza che può variare dai 1200 cavalli ai 1500 cavalli. E l'ha accesa in questo momento. Allora, prototipo che gira per tutta l'Europa e partecipa al campionato europeo. È una delle vetture più interessanti da seguire, la Molotov. E allora prepariamoci a metterci le mani sulle orecchie. Dall'altra parte, numero 724, stiamo parlando di ritmo. Attenzione alla vettura rossa, la Chevrolet Bel Air 57, Eric Matisse, vincitore qua a maggio del Wide Open, dove ha battuto in finale il nostro Kiko Bailo. Ma attenzione anche a Alain Duer, il pilota svizzero con l'Alfa Romeo GTV, la Molotov. Dove è permesso il rolling turnout e si possono avere gli assistenti in pista con il pass. Questa è la categoria più performante, 8,99. Guardate l'altezza da terra della vettura di Eric Patisse, la Chevrolet Bel Air 57, vettura rossa. Con lo scarico esattamente del motore stage dietro la ruota anteriore. Pre-stage.
attenzione, arriva il pilota di Cigognola, rappresentante della scuola italiana, il pedaglio con la rete 60. Inizia la cascata di luce che porta al verde, il verde è il momento in cui il pilota deve tagliare. Sicuramente ci sono dei termini tecnici, ma per farvelo capire io ve lo spiego. Deve vedere contro Alex Alter che al quarto tempo in qualifica. Vediamo la figlia di Chico Baio, Melissa, che porta in allenamento il papà. Attenzione a Chico Baio con la sua scimmiola del 69. Mille cavalli con il DOS 2712. Alimentazione a Pio 29, cambio due marce. Allora, questo strutto che avete visto uscire dal cofano di Alexander è il NOS. Vedremo poi quanto si accorga per pulire i piedi occupati del NOS prima di prepararsi a lanciare, in modo tale che non c'è nessun imbocco ai circuiti di sovranità. Ricorda sinistro con la sua Primo Roadrunner per 1250, 1300 cavalli e il pilota Smith. Chico Baio sta cercando il tempo e riesce, 8.988, velocità 242 km, 9.595 per Alex Alter, ma attenzione, vettura ignorante ma tremendamente bella, bellissima la scritta sull'anteriore. Emanuele Ciglioli, secondo in qualifica, il pilota di Nicchierino Torino, 2000 motos, l'officina riparazione, restauro e preparazione macchine americane, Mister X, questo pick up è la seconda volta che corre, che lo vediamo. È una squadra fantastica con questo meccanico, che è stato usato come controfigura dei pirati dei Caraibi, con i due meccanici che sembrano usciti da un film. Guardate la barba dell'hipster e il fisico del ligure. Allenamento Mister X che va a sfidare il vecchio contrabbandiere Martin Schlegger. Mister X, una vettura ignorante ma tremendamente bella. Attenzione, secondo tempo in qualifica per Emanuele Giglioli con la sua Chevrolet Pickup del 73. Thank you.
partenza di Frasson, 960 e 8,468, niente male. Si prepara ancora per un lancio Luca Govoni, il suo segreto sono le frittelle cucinate dal box della moglie. Il Momo ci racconta sempre delle belle storie. Anche Trump ha chiesto la ricetta. Eccolo là. Allora vi faccio vedere dov'è il Momo. Eccolo là, il signore con la maglietta bianca. Si prepara Luca Govoni con la sua simpatica Fiat Topolino Altered. Una vettura incredibile ma tremendamente efficace e veloce. Va a sfidare un concentrato di tecnica Schumann Motorsport dall'altra parte. Il numero 706, Oliver Tedford. Roster per Oliver, il pilota tedesco, un secondo posto alle race 2015. Luca Govoni vuole vincere il premio per la maggior distanza del Ronnie Murnau, perché arriva quasi a metà pista, per la gioia della moglie che è costretta a inseguirlo. Vettura fatta in casa quella di Luca Govoni, che in primis è un grandissimo appassionato. Attenzione a Oliver Tedford, pilota tedesco con la Chevrolet Corvette Roadster, Schumann Motorsport, numerale Schumann. Olivier Coulon con la sua Chevrolet Camaro del 1970, ieri ha rotto, pronti via il primo lancio, ha perso liquido il motore, hanno lavorato per cercare di sistemarla, quindi oggi riprovano, hanno perso i turni, prove di qualifica la giornata di venerdì pomeriggio. Incredibile, una ragazza di 18 anni con la vettura nera.
Ford Model T del 1927, giovanissima, è passata dal Junior Blaster alle macchine vere. Buona la partenza di Olivier Coulon per il pilota francese, vediamo cosa realizza, un 8,256. Dall'altra parte 9,241 per la giovanissima allora, ragazza. Vi faccio vedere gli ultimi. E adesso sono, Mr. Presidente... Burnout, preparatevi a fare la foto. Michael Müller è al comando della classifica del turno di qualifica. E l'altra camaro che vedete è quella di Fabio Cassinari, che è il presidente di American Motocoria, che è l'ente quello che si è avvicinato di più al tempo dichiarato. Pilota spettacolare Michael Müller, due volte vincitore del World Open. Mr. Burnout con il suo Chevrolet Camaro numero 67. Bellissima questa sfida con Fabio Cassinelli, Atomic Orange, adesso è costretto ad aprire la portiera Michael Müller, non ci vede dentro l'abitacolo, nebbia a Rivanazzano il mese di agosto. Vediamo Fabio Cassinelli con la sua Chevrolet Camaro del 1967, monta questo motore Dart Eagle Mark 4, l'Iron B Block. 1000 cavalli puri per Fabio Cassinelli, che deve scontrarsi contro Michael Müller. Ventilazione forzata con la portiera per il pilota spettacolare nella fase del round. Potete capire il e dietro si sta preparando la Delta del team Rama. Cassinelli 8,995, Michael Müller 8,380, attenzione al Delta del team Rama, stamattina ha volato, Rama è stato assente, attenzione, per i ragazzi di Borgo Cossignano di Bologna con il lancia Delta 4 ruote motrici, 1000 cavalli con il turbo per il Delta. Con il suo meccanico Taba, l'uomo più pesante dei meccanici, 160 kg, per quell'uomo lì che gli sta dando l'indicazione. Ragazzi, facciamo l'applauso al Delta, alla squadra italiana! Per il team Rama! Hanno portato questo gioiello, questo concentrato di tecnica, a solo di serie, non penso neanche al pennello delle marce. Completamente trasformata, il team Rama non è la prima volta che viene a Rivanazzano, macchina super performante. Rumore bello pieno quando aggancia la marcia. Tava è buono. Applauso per i ragazzi di Team Rama, grandi, mamma mia se viaggia, andiamo al recupero, forza, lo bene ragazzi, non ci vediamo finito. Qui ci vediamo nel pomeriggio in diretta con le qualifiche ad eliminazione, andate a pranzo e ci vediamo dopo. Ciao gente, c'è anche Smoking Man del Forum in giro a Rivanazzano, tanto per fare un giretto, sempre tanta bella roba e facciamo un giro su, non so, io vado a fare un giro in mezzo ai mezzi. Ah, amico Bob? L'amico Rob PMG?
del club, penso sia di PMG. Guarda col volumetrico. Pontiac contro Mustang. Delle luci ovviamente segnala il vincitore, ricordiamo che però in questo caso sono ancora prove per settare la macchina, centrare il tempo per alzarsi nella posizione della qualifica finale che poi decide gli abbinamenti. Abbiamo Paolino Villa con il maggiorino dall'altra parte. Maurizio Ricciardi con il turbo diesel, vi ricordo che questo è un Euro 8, assolutamente non inquina, soprannominato il tubo della stufa della nonna, è una delle macchine più difficili da guidare, il pick up 2200 kg di scocca, telaio, motore, più di 1000 cavalli se usa il NOS, ma il problema è che non ha peso, non riesce a scaricare potenza sul posteriore, smoking hot, fumo caldo. Vediamo se è in penna Paolo, da qua lo vediamo bene. Attenzione alla partenza del maggiorino, potrebbe partire su due ruote, Paolino Villa. Dio fa, che spettacolo che è! Velocità di uscita in questo caso 2.33, 2.15, si è sicuramente spostato una fotocellula e quindi è andato in tinta da velocità dai time di Cristina, dai time slip, però i tempi risultano sicuramente, e come dice Candela è sempre in conto di Cristina, complimenti Candela per ciò che hai ricevuto, il premio che hai, per aver gettato il tempo giusto, ti sei messo sempre in evidenza, grande, bravo Candela.
la Jet Car di Sébastien Lajoux, che è la macchina con il motore dell'aereo, il Mach 2. Ogni anno lui viene qui a Rivanazzano a fare questo spettacolo. Vi ricordo di non mancare, per chi non c'è mai stato, domani o anche oggi nel più tardi, se riuscite a fare un salto, per la prima volta qui con la Honda Prelude blu, il Schoeniger, che però monta un V8 343 Stroker, e dall'altra attenzione a Baba Yaga, Roby Bonasso. Baba Yaga, la strega venuta dall'inferno, MG Racing, 850 cavalli per la Chevrolet Vega, terzo posto Wide Open 2019, a maggio qua, è una delle vetture più fotografate, Baba Yaga, la strega venuta dall'inferno. In partenza, quindi anticipato il verde, luce rossa, ma vi ricordiamo che nelle prove di qualifica non conta il rosso, conta solo il tempo effettivo. 10.119 per Roby Bonasso, Baba Yaga, e 10.293. Arrivano le Fiat, attenzione, zio Benny. Questi Fiat sono due team italiani. Di Giuseppe Tropea, blu e verde. Stessa vettura per Cristian Salatini, quindi due Fiat Punto, un HF prototipo, Cristian Salatini e Giuseppe Tropea. Abbiamo dichiarato 10 secondi netti per Cristian, quindi la vettura arancione, la punta arancione, mentre Giuseppe 11 secondi e 0-0, deve centrare, quindi il semaforo farà partire il pilota più lento, in questo caso con l'handicap andranno a raggiungerlo prima della fine dei 400 metri, mentre il corso davanti. Maggiorino. A rincorrerlo Marco Grandini, che ha avuto l'handicap perché Fornari ha dichiarato un tempo più alto. E allora? Hai la gomma ancora nuova? Devo consumarla, va. Bravo, ma la bua l'ha appena presa. Il biroccio, ovvero il front edging di Matteo Bailo, dall'altra parte questa thrust nostalgia, replica degli anni 50, anche 60. Arriva il gruppo di Cesenatico, The Joker, con il motore di regia di cuori.
La bacca di Raffaele. Quanto ha fatto? 7,90. Ieri 7,90. Quanti cavallini ha sta a fare qui? 1300 cavalli. 1000? 1600. 1300, beh, sai, giusto per. Che spettacolo! In lancia delta con il motore di Regina di Cori. Vediamo la gara di Matteo Marino col suo front engine. Time slip. Che mezzo, Fiorello. Solo la velocità, 215-228. Adesso resettiamo un attimo perché quando succede... Il cammino qua è strepitoso. Con gli scarichi bassi, le prime due fotocellule che sono in 60 piedi. Poi si riallineano, ma dobbiamo perdere purtroppo la segnalazione dei tabelloni del lancio successivo al pilota che ha spostato le fotocellule. Cosa vuoi farci? Fabio è troppo americano, come vede un'altra macchina americana la penalizza. Mi dispiace per voi del Delta. Un'altra macchina europea, volevi dire. Quando non vedi una macchina che non è americana, non ci vedi più. È un pochino di parte, leggermente. Sta arrivando la serie nuova di Colin Pessé dalla Francia. In diretta, Mercedes con il motore spettacolo. Nuovo baciato con motore nuovo, cammino, io il cammino del team Schumacher Motorsport di Giannini Hagen. Ma meno Paolo. Mercedes degli anni 2000, adesso non saprei dirvi il modello esatto, sono un appassionato di quel genere. Quando è arrivata giù, è dichiarata la categoria, il tempo ci si è chiesto, deve essere una, almeno un titolo, invece va un vuoto Chevy. Arriva la stringa, il decimo tempo in qualifica, sta risalendo la china, non è partito benissimo nel turno di qualifica, al decimo tempo in questo momento, Eze Storm, preparasi a mettere le mani sulle orecchie, è una macchina che spacca dal rumore. Grande sé, sovralimentazione, compressore volumetrico per la Crazy Gang Drag Racing Team francese. Può creare sorpresi ogni lancio, tornate a
essere regolare nel tempo dichiarato, in questo caso è, vedete, Daya Lila DL. Partono le macchine normali, lasciamo perdere, va, sono... Ma sai che vanno come degli... Ma sai che vanno? Ciocche! Ora sono degli anteriori, ste baraccone! Red Devil, contro Andrea Del Rio, Alfonsini, Ravenna, con il Lancia Delta 4x4. Cavalli dichiarati per la Lancia Delta 4x4, deve essere un 2016 valvole contro Roberto Del Rio con la Fiat 1 Turbo Red Devil, si parla addirittura di 640 cavalli. Qualifica 9-9 per la Delta di Andrea 12-1, quindi qualche problemino per Roberto Del Rio e setup della sua Fiat 1. Arriva Luca Govoni con il suo... Cedric Limassé con la Ford Mustang grigia, mentre rientra Luca Govoni con il suo telaio a tubi paralleli tipo binario, con il suo front engine, lo Slingshot Rail, vettura costruita in casa, fatta a mano. Guardate dove è seduto il pilota, sulla coppia conica. È seduto sulla coppia conica di trasmissione. Queste ruote all'anteriore del ciclomotore.
centrato il suo tempo di dichiarato 10.92. Vediamo se lo riconferma. 10.95, 3 centesimi più alto. Allora, mi dite, abbiamo terminato il turno, ci sono ancora vetture? Non c'è più nessuno? Possiamo andare a rientro allora. Allora ragazzi, okay. Ci vediamo più tardi. Terminato il abbiamo turno. Abbiamo concluso il turno di prove della ufficiali. Pro andiamo a recupero. Ci vediamo più tardi per vedere qualche altra qualifica e sicuramente il jet car questa sera intorno alle 19. Intanto le categorie 3 con noi. A 2, A1. Siamo da De Gani, un numero 1, un mito, una macchina strepitosa. Sì. Willis del 40, mi sono 41. Spettacolo di mezzo. C'è anche l'amica Michelina. E questo qui è il non so, c'è un nome. Porco dia. Che spettacolo, Fieri. Posso inoltrare il telefono dentro? Perché so che veniva, però che spettacolo di mezzo. Hai visto la verniciatura, Novi, che bella? Sì, bella bella. Quando l'avevo vista a Rimini Reunion quest'anno pensavo fossero adesivi, invece mi stava spiegando Alessandro che è verniciata dipinta a mano. Bella bella, ma proprio bella. Veramente fantastica, il sole rende davvero. Se gli faccio spiegare un po' che roba c'è qua dentro, giusto per capire cosa c'è di sotto. È una bella vestiolina. Sicuramente saranno insomma un big block sicuro, perché a quella dimensione lì 9.000 sicuro. Non lo so, il Momo non l'ha detto questa volta quanti cavalli aveva. Però... adesso andiamo a seguire un attimino. Questo che bello, questo è un bel Dodge, questo è bello bello bello. C10. Allora lui si chiama Alain Mancusi e corre da tantissimi anni qua a Rivanazzano con questo mezzo, l'ha rivoluzionato tutto e ormai ne ha fatto un suo marchio con queste corna anche sul contagiri, insomma, un top. Ma che sei in diretta? Chi sei? Sei il Diablo. Tanta della, roba, eh? Della Francia. Spettacolo. Belle le corna. Sì. Che figata. Bel mezzo, Chevrolet, tanta roba. Sempre tanta roba. No, poi è Ford, eh. Pagliato, però vabbè. È bello lo stesso, lui ce l'ha da tanti è anni. Bello ugualmente. È bello lo stesso. Mica, 25 e pochi secondi. Sì. Aspetta, adesso devo spiegarmi un po'. Signor De Gani, mi spiega due cosine. Cos'è? Quanta roba c'è lì sotto? A pedali. Spiega un po'. Ho il fisico da ciclista. Sì. Spiega un po' due cosine che sono curioso. Un Willis del 41. No, a parte il con un 572 EMI. Quindi è 10.000 e oltre. No, 9.004 EMI. Quasi stradale. Quasi. Cavalli più o meno 800. 800. Sì. Aspirati, perché non è... Sì, sono aspirati. E sono già tanti, eh. Aspirati sono tanti, eh. Cambio tre marce, TH400 sequenziale. È divertente. Vabbè, molto divertente. Divertente è chi gira in bici. Sai bici elettrica, no? Sì. Quello è divertente. Non ecco, io, perché non fai fatica. Qua penso che... Spettacolo. Bella roba, bravissimo. Grazie. Sempre il numero uno. La ratta è anche contento, eh? Roby, abbiamo con noi Enrico Candela. Lui è andato a Hockenheim e ha centrato al millesimo tedesco. Il tempo dichiarato. Ha vinto un premio che a Hockenheim danno tipo ogni 10 anni. Con che macchina? Raccontaci la tua esperienza. Che macchina è? Dov'è? Dove ce l'hai? Drummer qua. Eurodrunner 71, 5.11, aspirata. 5.11 sembrava piccolina, eh? La 9.000, ci difendiamo. Sì. Grande meglio, dico.
lui ha fatto un restyling della macchina, prima era bianca, ha voluto fare una come si chiama? Una replica della macchina di Richard Petty, chiamato The King, ma è una storia lunga, io perché ho trovato abbandonata a Milano 15 anni fa. D'arte c'era dentro il numero 43, quelli che attaccano sulle quindi cose. Quindi è un po' una sono venuto qui a fare la gara all'Irrace, dei primi. Che numero c'ho? 43 questo. Poi facendo ho copiato loro e ho detto cazzo sono su 20, 43, era il mio. E quindi è uscita questa idea. Okay. Quindi mi ha detto, mi ha premiato. Sì, butto un occhio dentro, posso? Prego, prego, prego. Gli occhi si guarda lei. Effettivamente è vero. Sì. Dal buchino, che spettacolo di mezzo. Spero che ti mangi un cupaglietto, lo mangi, non un cupa così, penso di sé, no? Ma allora, Rama è un altro gruppo che manca da qualche anno a Rivanazzano e sono tornati quest'anno, infatti fa piacere perché è una scuderia italiana e porta sempre Lancia Delta e Fiat Coupé. Le due macchine sono sempre quelle, un po' rivisitate, però da qualche anno questa parte mancava, io ho detto chissà che fine ha fatto, lui va sempre a fare il e quest'anno ha deciso di tornare a Rivanazzano. Li abbiamo incontrati ieri nel giro pado. Spettacolo. Li vediamo dopo in pista. Faccio un giro di motore. Giro, fatto un piacere. Ciao Enrico, grazie. Visto che sei informato sui fatti, vedo, Io conosco tutto il paddock, quindi qualsiasi cosa vuoi sapere. No, ne abbiamo un altro da fare. Vai, vai. Questa è bella. Vediamo se troviamo Paolino. Ah, Paolino, sì. So chi è. Paolo ci racconta magari. Mi accomodo a vedere dentro come è fatto, eh? Vieni, siamo in diretta su Neuro TV. Venga. Per favore, mi racconti non, la storia di tutto. Non faccia il timido. Metti qua di fianco. E voce. Improvvisa. Costruita negli Stati Uniti negli anni 70, la scocca del 65, così come anche il telaio. Nasce nel 1800 la macchina. È stata importata in Francia negli anni 80, dove ha corso per un certo periodo di tempo, dopodiché è stata acquistata da me e da un amico per portarla in Italia. L'avevamo acquistata senza motore, quindi solo la stocca. Solo la stocca. E è andata a ricordare una cosa. Quindi avete fatto bene la scelta. Questo è. Io faccio un giro. Fa delle penne mica galate. No, ho visto prima. Faccio un giro di interni, posso? Paolo Villa, giusto per essere. Giusto all'essenziale del mezzo, praticamente non c'è niente. La sensazione è quella, non è quello del spettacolare. No, la sensazione di abitacolo chiuso. L'essenziale. Ma perché che quando te l'ha detto? Grazie Paolo, mille! Paolo da quest'anno ha uno sponsor che è Wrangler Italia, che lo aiuta sicuramente nelle corse perché le corse sono dispendiose per tutti, per qualsiasi persona. E quindi da quest'anno ha questo sponsor, oltre alle sue code che di solito. Forse perché in gamba. Vuole sicuramente un degno erede. Che spettacolo direi. Tanta roba, grazie gente. Grazie. Da chi andiamo oggi? Ok, cazzo ne so.
Cazzo, c'è proprio di tutto, eh? Orco puoi andare da qualche team italiano? Ma no, ma americana. Roba, roba americana. Da chi andiamo? Vediamo. Infatti che Raffaele, l'ho visto prima Raffaele. È in fondo di là. Roby, PMG è qua. L'American Magut l'abbiamo visto ieri sera in intervista. A sorpresa, sì. L'ho beccato Lorenzo, ho detto io adesso voglio sapere le tue esperienze. Comunque spettacolo, sì. Veramente bello quest'anno. Sta lavorando su una macchina, andiamo a vedere cosa fanno. Regolazione di valvole. Che spettacolo fuori. Sono francesi questi qua, francesi, no? Se non ricordo male il ragazzo correva prima con Union Truckster. Quest'anno manca la coppia marito e moglie. Manca. Chi stai dicendo però? I due che avevano quei due mezzi rossi uguali. Manca da qualche anno. La coppia marito e moglie che dice tutti che hanno delle Fanny Car. Che bello sta la fare. Fanny Car tipo Ford del 31. Sì. Manca da qualche anno. Faccia bene che io non capisco un cazzo. Allora, questa è la Topolino di Govoni. Govoni corre con due mezzi, corre con questa Topolino che è il suo nuovo mezzo e con lo Slingshot che vediamo là in fondo che è il suo mezzo storico. Lui va sempre ogni anno anche a Santa Pod quando fanno il Dragstalgia a luglio e va con lo Slingshot perché ormai ha preso questa cosa, dice che lui non mancherà mai. Insomma, quanto ne sai? Ma passa per tutto ciò, spiega un po' per sapere. Cosa devo spiegare? Come mai ne sei così tanta roba? Perché io seguo Rivanazzano ormai da praticamente 15 anni, questa è la 16ª edizione, ho saltato solamente un anno. Ma anch'io seguo, ma ricordo un cazzo. Mi ricordo tutti perché a furia di fare le foto, a furia di fare i video e di girare per i paddock ormai mi conoscono tutti e quindi... Ma anch'io seguo, ma io non mi ricordo niente. No, io sì, a me piace ricordarmi le cose. Io so che ce l'ho il cammino io e basta. A parte quello. E basta. Beh, conosco Roby, Raffaele, i soliti personaggi. Sai che conosco. Beh, loro bene. Sono quelli storici e poi ci sono gli storici anche non italiani che vengono sempre. Ti teniamo sempre d'occhio, stai attento. Bene, bene. Che bella sta fare, non so cos'è ma. Questo bella. È di Martin Schlegel, lui. Allora, Momo dice che è la macchina dei contrabbandieri. È stilosa di brutto perché bella, è bella. Una cosa veramente. The show! Spettacolo! Thank you! Vai. Michelina Salandra! Yes! Hai visto che bella? Sì! Beautiful! Neuro TV, streaming TV. Yes. Che spettacolo. Anche lui viene da tantissimi anni di Manzano, eh. Sicuramente li ho rotti i coglioni, però. Sicuramente li abbiamo rotti i coglioni, però. No, vabbè. Lui è sempre un pochettino schivo, però. Segue sempre. C'è la sua auto preferita. Allora andiamo da due mostri sacri della Dragway. Breck Muller che è Mr. Burnout che ha questa Camaro fantastica. Questa? Sì. L'ho vista prima. A fianco a lui c'è Alex Alter, anche lui è uno dei mostri della Dragway. Se volete la perfezione l'abbiamo in questa macchina e in quella che sta a fianco. Quando volete una cosa perfetta è qua. Tedeschi. Tre attrati con Carolina Ripper. No, svizzeri forse, non tedeschi. Mazza che pulizia. Lui è una cosa bestiale, tu devi vedere. Ma oh, quell'alfa là è. Andiamo da Alen, però sta andando a correre, mi sa. Questa voglio vederla. Alfa Romeo! Questa me la seguo! Vedete se si spacca?
Pista ESA. Andiamo a vedere chi si prepara. Massimo Albieri con la Fiat Punto e col numero 107. Bellissimo Chevrolet. No, con la Chevrolet 67, vincitore del Wild Bomb in maggio. E ha vinto anche il Wild Open 2019-2018 due volte per Laurent Arnaud con la Chevrolet Chevelle numero 107. Chevelle spettacolare. Paolo Damiano. Ci ho fatto. Prati. Il 55 se non ricordo male. Paolo Damiano. Ed è stata la prima confondibile. Modello super pro. Ma 102. In pratica ha solo la stocca della Bel Air, dentro tutto il volante. 4 marce, modello 69. Italian Fan. Che spettacolo! La mosca bianca nel drag racing per Paolo Damiano, il boss, il presidente dei Cuori Legge. Allora, se tu vai avanti qua io vado a fare un po' di foto. Con il numero 118, Giacomo Giubergia, con la Pier Grande Punto GT a gasolio. Che spettacolo! Rod Ford 32, mi sbaglio. In questo momento al comando della qualifica del gruppo della 1. Il risultato è migliore del pilota. Beautiful Ford! Guardate la cambiata manuale quando aggancia la marcia. Paolo Damiano buono, 12.098, dall'altra parte 12.073. La ragazza di Pavia, Laura Maggio, numero 101, vincitrice di Race 2014, un terzo posto di Race 2015 e un secondo posto al Wide Open. Andiamo un po' di gol in burnout oggi in cima. Si prepara Lauro Maggio con questa Pontiac Trans Am che ha vinto per 3 anni l'e-race nelle mani di Fabio Cassinelli. Giusto Fabio? 3 volte. Non credo che ricordi di me. O sì. Che cazzo. Adesso è passata nelle mani della moglie. Probabilmente sì. Laura Maggio. Sì, ok. Pilota del gruppo dell'American Motor Pavia. Ha due video là vicino. Ma non vedi niente. 12.291. Oggi c'è un sacco di ieri. Dovremmo aver chiuso il gruppo della 1 perché vedo già pronte le macchine della Super Pro T, della Top Class. Le vetture più performanti in assoluto. Michelino, ti seguo. Ti seguo. Così non ce l'ho, però ti seguo un attimo più. Così me lo faccio. Mi metto attaccato alla birra. Andiamo là, guarda. Benissimo. Mike Brunmüller avere il miglior tempo. Ce l'hai in macchina la tua pedina. No, va bene, non c'è problema. Va tutto bene. Adesso facciamo vedere la categoria Super Pro T, che è quella top. Perfetto. Tanto tu ti metti lì, guarda. Ok, molto bene. Tu fai foto. Io faccio foto. Perfetto. E io video. Perfetto. Abbiamo il Momo? Sempre diretta. Momo è diretta. Allora ci prepariamo con il gruppo della Super Pro T. Sono in prima linea. Attenzione al prototipo Alfa Romeo. Bel Air su Alfa Romeo. Siamo al top. Guerra in nona posizione. Categoria il top, veramente. Terza posizione, terzo tempo. Più vicino non posso avvicinarmi, comunque. Eric Matisse, vincitore a maggio del Wild Open.
ha raccolto una vittoria quest'anno a maggio. Che spettacolo! Poi serve in macchina. Categoria missili. Occhi puntati al tabellone, vediamo i tempi. L'Alfa 8.989, dall'altra parte 8.894. Niente male. Siamo passati con i piloti della categoria Super Pro T, dove possiamo avere gli assistenti in pista con il pass e possono effettuare il rolling turnout. Profumino, ragazzi, la macchina che va veloce da paura per questa vettura che abbiamo visto alla partecipazione di Race nel 2016. Siamo in mezzo al fumo, diretto sul fumo proprio, eh. Sono con Michelina. Hai firmato la liberatoria e il passo. No, arriva il vecchio contrabbandiere. Faccio Raffaele, vado via. Dai. Ma attenzione, grazie, ci sono i ragazzi di Torino, i ragazzi di Michelino. Grande il Raffaele. Catenato, Raffaele Corneo. In questo momento Corneo al quinto terzo. Raffaele. Prepararsi a mettere le mani sulle vecchie. Spettacolo, Raffaele! Tanta roba! Dall'altra parte il vecchio contrabbandiere, 8.758. Attenzione ancora, la squadra di Michelino da Torino, 2000 motos, Emanuele Giglioli, Mister X, contro Cristian Bronson,
attenzione a Emanuele Giglioli, primo degli italiani, secondo miglior tempo in questo gruppo della Super Forti. È la sorpresa di Mister X per la squadra di Grino di Torino 2000 Motors. Emanuele Giglioli contro Christian Frasson con la Panic Car, evento Outdoor Sempre il Dux. Spettacolo! Mi ha peccato parargli sotto, è talmente unico. Arriva Chicco Baio, America Motor Pavia, Leiti, Sisti, Riccardo anni 60. C'è un problema in pista, io penso. Attenzione, c'è dell'olio in pista. Deve essere sulla corsia di destra, dove c'è Luca Bomoni. Andiamo a eseguire un controllo, andiamo a vedere che non ci sia olio in pista. Parte ora il mezzo di soccorso con i ragazzi a bordo e con tutto il necessario per toglierlo e per ripristinare la sicurezza della pista. Peccato non c'è Luca Moroni. Mi hanno chiesto il cavallo di battaglia. Tutto posto, passo, tutto bene. Sì, perché la tua pettorina. Altrimenti Moroni sarebbe già là. Tranquilla. Il Trentino. Che spettacolo. Allora, stiamo vedendo adesso, ogni tanto capita, se per caso c'è dell'olio in pista, i ragazzi di MP sono molto attenti a quello. Perfetto. Questo è il lavoro di AMP. Che Raffaele, ringraziamo loro perché AMP è l'ente organizzatrice di questo evento, ringraziamo loro perché è un evento che viene in Italia e non c'è da nessun'altra parte. Però Raffaele spettacolo, zio fuck, che mezzo. È che sono andata a fargli la foto. Vado via. Ho io la sua pettorina, solo che non ho avuto tempo di tagliarla, ce l'ho in macchina. Vado via subito. Ok. Facciamo una cosa. Angels are